Vado. Allora, buonasera a tutti. Io vi ringrazio gli amici politici, assessori e gli amici che mi hanno preceduto. Ringrazio la città, ecco, di questa cosa molto ricca che comincia, diciamo, questa giornata e spero di essere minimamente degno. Insomma, di tanta altezza, ecco, perché chiaramente parlare di Dante non è mai facile. Facciamo parlare lui. Riprendo proprio alcuni versi del 28° canto e poi i versi finali. Coi piedi ristetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione di freschi mai. E là m'apparve, siccome gli appare subitamente cosa che disvia, per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia cantando e scegliendo fior da fiore, ond'era pinta tutta la sua via. Quelli che anticamente poetaro, l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso, esto loco, sognaro. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre ed ogni frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro, allora tutto ai miei poeti, e vidi che con riso, udito avean l'ultimo costrutto, poi alla bella donna tornai il viso. Ecco, Dante chiude il canto, questo canto di Matelda, che è appunto una figura, particolare nella commedia. Io ho voluto appunto un po' chiamarla la Beatrice terrestre, ecco, perché mi sono chiesto, essendo stato colpito. M'apparve, siccome gli appare, subitamente cosa che disvia, per maraviglia tutto altro pensare. Rima appare con pensare. Appare subitamente, disvia per maraviglia. I due enjambements sono questi, no? Le due pieghe un po'. E poi c'è questo verso che costruisce appunto un altro endecasillabo segreto, esoterico, che forse è la più incredibile definizione che sia mai stata data della poesia. Cosa che disvia per maraviglia. Cosa che disvia per maraviglia. Sono altre 11 sillabe formate dal secondo mistichio del secondo verso e dal primo mistichio del terzo. Questo interverso è qualcosa che racchiude un segreto grande per tutti i poeti, perché Dante è il poeta di tutti i poeti. È il poeta premoderno che inaugura il moderno. E l'Italia è stata fortunata. E i poeti che sono venuti dopo di lui sono stati molto sfortunati perché abbiamo alle origini di una lingua il capolavoro. E quindi la cosa straordinaria è questa, che alle origini della nostra lingua, del volgare,
si dà il capolavoro quando le altre lingue aspetteranno alcuni secoli. Per esempio, Shakespeare arriva nel 500, no? E in Francia possiamo dire che un equivalente, un equipollente di un tentativo di viaggio dantesco è quello di Baudelaire. E così negli altri paesi. Invece in Italia la fortuna. Un attimo sul nome Dante. E sapete che il suo nome vero era di tre sillabe, non di due, Durante. Ora, Durante, che poi per crasi da Dante, cosa vuol dire? Intanto il Durante è un avverbio del presente, noi viviamo Durante. Ancora più bello è Dante, che lo dice il nome stesso, colui che dà. Colui che dona. E quindi Dante è già nel nome che viene pronunciato oggi in tutto il mondo, il dono. Cioè, Dante è il participio presente, colui che dona, colui che dà. Cosa dona? Cosa dà? Tantissimo. Dà tantissimo. Perché? Perché io potrei velocemente dire che i due saggi più incredibili che mi hanno segnato anche i nostri amici, i miei amici, quando noi abbiamo costituito la rivista Lengua intorno al 1980, così, uno è il saggio di Pasolini, La volontà di Dante a essere poeta, che è un saggio del 1965, e l'altro è il saggio di Osip Emilievich Mandelštam, che è un grande poeta russo, che negli anni 30 scrisse il discorso su Dante. Ora Pasolini non aveva letto il saggio di Mandelštam perché Ripellino, che lo promosse questo libro, La quarta prosa, che uscì da De Donato nel 1967, cioè 2 anni dopo che Pasolini aveva scritto. Ora, le conclusioni di Mandelštam e di Pasolini sono quasi le stesse: sistema doppio della commedia, sistema binario della commedia, da una parte il romanzo, dall'altra il poema. Da una parte il racconto, dall'altra il trattamento fonico e acustico delle immagini che crea questa camera sonora, questa caverna sonora. Abbiamo sentito adesso, no? Il discorso della sfera, no? E, ecco, questa caverna sonora a cui corrisponde la lanterna magica delle immagini che scorrono. Cioè, è proprio Mandelštam lo dice. Che cos'è la poesia? È un processo doppio in cui da una parte c'è la colonna visiva, ci sono le immagini e dall'altra c'è il trattamento delle immagini, che è un trattamento fonetico, è un trattamento tonale. Ora, questa grande capacità di Dante di unire il romanzo e il poema, e Pasolini dice Dante autore e Dante personaggio, l'auctor e il viator. Questo sistema doppio, la realtà sociologica, la realtà teologica, e poi questi grandi doni delle definizioni fondamentali dell'arte. Perché qui nel canto 28esimo c'è la definizione fondamentale di che cos'è l'arte poetica. Ora, l'arte poetica non è un'arte fondata sul linguaggio, l'arte poetica è un'arte fondata sull'attenzione. Sull'attenzione, cose che disvia per meraviglia. Intanto è interessante, io quando ho fatto a Pesaro Studi lezione per 8 anni, nel mio corso di scrittura creativa, ho subito detto: noi non faremo scrittura creativa, faremo lettura creativa. Ho subito chiarito. Ho messo come libro di testo Empirismo eretico di Pasolini, studiando tre saggi. Uno di questi è La volontà di Dante a essere poeta. Ora, bisogna andare dentro e scavare molto dentro questa terzina, perché diciamo che la cosa forse più importante che ci dice è che c'è un archetipo, che è quello dell'apparizione poetica. Ora io mi sono chiesto, lui parla spesso dei poeti nella commedia, intanto la parola poesia non c'è e non è mai rimata.
ci sono degli equipollenti. Qui in questo caso c'è poetaro, quelli che anticamente poetaro, e rima con sognaro. Così, quindi poesia, poetarono, rima con sognarono per questa contrazione poi antica un po', poi appare rima con pensare qui nella terzina in esame. E quindi questa apparizione è qualcosa di particolare perché se, ho ragionato su questo, cioè se i poeti stanno nel limbo e li incontra all'inizio, no? Come sapete, no? Incontra prima di tutti Virgilio e poi insieme Orazio, Ovidio, Lucano che seguono Omero, che ha la guida, e sono, insomma, i poeti sono al limbo, la poesia dov'è nella Commedia? È in paradiso. Cioè i poeti stanno al limbo, la poesia è in paradiso. Quale paradiso? Il paradiso terrestre. Perché? Perché proprio il paradiso terrestre è quello che fa per noi. Era il nostro paradiso, era la terra e noi l'abbiamo rovinata, l'abbiamo distrutta, l'abbiamo sciupata. Oggi non si può non richiamare nella giornata di Dante la giornata della terra, perché sono la stessa cosa. La terra è onorata da Dante, tant'è vero che ci mette la figura più poetica di tutto il suo libro, a parte Beatrice, che è appunto la Beatrice celeste, ma qui c'è la Beatrice terrestre, è Matelda. Cosa fa Matelda? Cammina, canta, raccoglie fiori e danza. Cioè le quattro cose che della sensualità, della bellezza, tutto c'è. E parla e poi naturalmente viene interrogata e lei risponde perché c'è il vento, perché Stazio invece gli aveva detto che appunto non c'erano fenomeni. Dice: ma come c'è il vento? E non solo c'è il vento, c'è l'acqua, l'acqua che scorre. E allora gli spiega: guarda che il vento c'è perché è la rotazione dei cieli che produce quest'aria e le fronde continuamente sono smosse. E poi anche l'acqua, l'acqua non viene dalla pioggia, viene da sé. Questa è bellissima, questa metafora dell'acqua che viene da sé, cioè è l'origine della terra, è proprio della materia, mater, della madre. In questo canto, e poi c'è questo grande segreto che lui ci confida da poeta a tutti i poeti, anche ai lettori chiaramente. Qual è questo segreto? Perché ci sia poesia, ci vuole qualcosa di particolare, cioè ci vuole. Intanto un'apparizione e questa apparizione deve essere qualcosa di improvviso, di subitaneo, e quindi ecco il appare subitamente, deve essere improvvisa e quindi come loro vedono Matelda all'improvviso dall'altra parte del fiume Letè, che è il fiume dell'oblio, del male, del peccato, è un fiumicello poi, questo fiume dell'oblio. Ecco, siamo subito, è cinema, no? Questa grande, la commedia è un protocinema dell'umanità, perché io vi ho letto l'attacco proprio della parte che mi interessava, coi piedi stetti e con gli occhi passai. Pensate all'incredibile sintesi potente di questo endecasillabo. Diviso in due, no? Ma non dalla virgola, diviso in due da questo ritmo, coi piedi stetti, è un endecasillabo a minore, no? 5, 6, coi piedi stetti e con gli occhi passai. Pensate la bellezza, con gli occhi, passai con gli occhi, cioè proprio è lo sguardo come lancio, lo sguardo è capace di passare il fiume mentre i piedi sono costretti a rimanere lì. C'è questa potenza del desiderio legato allo sguardo che troveremo in Baudelaire in una famosa poesia, a una passante, urla, assordante la strada, urlava attorno a me alta, un lutto portando maestoso, una donna passava con gesto sovrano della mano, bilanciando nel richiamo l'orlo del vestito nobile con la sua gamba di statua, e dice:
poesia che da Dante risale per i secoli, fino a Leopardi, fino a Baudelaire, fino ai nostri poeti, fino a Pasolini, perché l'esperienza infernale, purgatoriale e paradisiaca della realtà, cioè esiste una realtà infernale, esiste una realtà purgatoriale, esiste una realtà paradisiaca, vale per i credenti e vale per i laici, vale per tutti, è vera. Cioè esistono degli stadi e dei luoghi e delle situazioni che sono o infernali o purgatoriali o paradisiache, sono delle allegorie. Ora, tornando al fatto della poesia che appare come qualcosa di certo e non, come dicevo in Baudelaire, qualcosa di svanente, di passante, ai un passante, no? O arriviamo a Pasolini, perché non posso non pensare che in questo lancio dello sguardo, con i piedi stetti e con gli occhi passai, c'è anche Pasolini che inizia la poesia della religione del mio tempo proprio. Se non vedendoli da soli 2 giorni, ora nel rivederli laggiù, ignorati e disadorni, mentre salgono in un sole bianco come neve, a stento trattengo un infantile pianto, cosa farò, quando, eccetera. Ora, questo sguardo, che può essere Matelda, può essere la passante di Baudelaire, possono essere i 2 ragazzi, 2 giornate di febbre, dice Pasolini, tanto da non poter sopportare l'esterno. Lui è costretto in casa come noi oggi. 2 giornate di febbre, non si può muovere, e vede alla finestra questi 2 ragazzi che vanno via. Anche questa è un'apparizione, è proprio un'apparizione purgatoriale, perché porta una certa salvezza questa presenza di questi 2 ragazzi che se ne vanno. Quindi la continuazione della poesia è che oggi è il giorno di Dante, ma è il giorno della poesia, perché Dante è in tutti i poeti. È stato richiamato addirittura in Baudelaire, in Leopardi, Leopardi proprio nel ritmo. Esiste un ritmo dantesco, molto più che petrarchesco, secondo me, in Leopardi. E per quanto lui si richiami a Petrarca, eccetera, qui vorrei citare almeno l'immagine un po' brutale, no? Che dà Umberto Saba quando scrive nei suoi commenti che se Dante è il sole, Petrarca è la candela. La luce è la luce del sole, la luce della candela, per esempio. Nel senso che c'è una lotta, in qualche modo, tra una lingua che sia soltanto poetica, e allora le 500 parole di Petrarca, e una lingua che sia invece tutta la realtà e la prenda tutta, e allora è la lingua di Dante. E questa è la differenza tra quello che Contini chiama il monolinguismo petrarchesco e il plurilinguismo dantesco. Ora, per tornare un pochino alla nostra terzina, come dire, bisogna in qualche modo rendersi conto che questa percezione sensibile del bello, del notevole, che dischiude questa straordinaria definizione della poesia stessa come oggetto percepibile, cosa che disvia per meraviglia, insiste sulla parola cosa. E naturalmente cosa è creatura. È creatura ed è vita, non è cosa inerte solo. In questo caso, questo è molto importante, cioè la poesia non è parola, la poesia è cosa. La parola la chiama. Ecco perché sono sbagliate tutte quelle poesie, quelle poetiche che insistono sul linguistico e soltanto sul linguistico e sono parola di parola. Per essere vera deve essere parola di cosa, non parola di parola. E Pasolini infatti riassume tutto questo in un fulminante verso che scrive in una delle sue tragedie, delle sue opere teatrali, Bestia da stile, quando dice il comandamento per tutti i poeti: non parlare la parola, ma la cosa. Ed è dantesco in maniera pazzesca quel non parlare la parola, ma la cosa. Richiama questo, cosa che disvia per meraviglia. Questo disvia, poi, mi vorrei fermare sul disvia, perché disviare è proprio un verbo eretico, vuol dire togliere dalla retta via, togliere. Qual è la via solita? È quella che noi pensiamo, e quando pensiamo poi dopo parliamo, e quando parliamo magari scriviamo anche del pensiero attraverso la parola. Invece Dante dice: guardate che la poesia è la sorpresa di fermarsi, uscire dai propri pensieri, interromperli perché c'è qualcosa che ti colpisce, e in base a questo colpo
quello che mi viene in mente, ecco, il colpo, lo Stoss in tedesco di Heidegger. Cioè Heidegger dice che l'arte è urto, è un colpo. Ora, questo colpo della percezione, che può essere l'orecchio, può essere l'occhio, è questo che fa la poesia, il contenuto di una poesia, che poi va trattato e cantato attraverso le parole e i suoni. Ma la cosa fondamentale è che ci deve essere questa cosa che distoglie a causa o a vantaggio della meraviglia, il complemento per maraviglia. A causa della meraviglia o a favore, a vantaggio della meraviglia. Quindi questa cosa che distoglie a causa, a vantaggio della meraviglia e dello stupore che suscita in chi la guarda, è Matelda, e cioè la poesia stessa, la vita attiva che cammina, canta, raccoglie i fiori, danza, guidando le anime al purgatorio del male. Una cosa che distoglie da tutti gli altri pensieri che avevamo e che si impone con la forza chiara delle cose capaci di meravigliarci, di farci uscire da noi, di immergerci presso la vita segreta del tutto. Ora, nel moderno, questa meraviglia è diventata anche lo spavento, ma anche in Dante. Quante volte nella commedia lui si spaventa? E lì canta e racconta. Quindi non è soltanto la cosa, no, che distoglie a causa della meraviglia, ma può essere la cosa che distoglie a causa della paura, dello spavento, del terrore, dell'impressione che fanno tutte le cantiche che attraversano i gironi, no, che attraversano i cieli e fino ad arrivare al paradiso. Quindi stupore, meraviglia o spavento o impressione, come oggi noi viviamo. Perché sarebbe dualistico e stupido insistere soltanto sul fatto che la poesia canta di cose meravigliose. La poesia canta anche di cose spaventose, di cose terribili. Canta anche e ha cantato, come Dante ha fatto, dell'inferno. Quindi è ridicolo fare un discorso solo del sublime. Il sublime e l'infame insieme. Questo è il poeta. Il poeta è colui che è capace di cantare l'infame e il sublime allo stesso modo. Fin dalle origini, noi, cioè dalla nostra letteratura, abbiamo la lezione. La lezione è quella di Dante. La lezione di Dante è importantissima perché è una lezione che va contro ogni estetismo, contro ogni sublimismo, contro tutti gli ismi possibili che tendono appunto a nobilitare la natura dell'uomo, dimenticando la sciagura dell'uomo e dimenticando la sua miseria, e invece proprio il discorso è di tenere insieme la miseria e lo splendore per arrivare attraverso il viaggio nella miseria allo splendore, senza dimenticarlo, senza dimenticare tutto quello che dobbiamo fare per uscire dalla pandemia dell'anima. Perché l'altra cosa che vorrei dire, che è molto attuale in questi giorni, è che noi nella commedia possiamo trovare addirittura delle scaturigini del futuro, delle profezie. Se guardate il 30° canto dell'Inferno e tutta quella zona lì di quei 3-4 canti, ma soprattutto il 30°, c'è una terzina in cui Dante assegna la pena della febbre acuta, quella che oggi imperversa nel mondo, la febbre acuta. Cos'è questa febbre acuta? Quella che non passa mai. È la febbre acuta che porta alla morte, e questa febbre acuta deriva. Che cosa punisce? Di che cosa è il contrappasso questa febbre acuta? Dei falsatori di parole. Allora, pensiamo un attimo al nostro mondo di oggi. Non è fondato forse sui media, sulla comunicazione, sulle fake news, sulla falsificazione delle parole? Qual è la pena che ci ha dato? La febbre acuta, cioè io ho trovato, leggendo l'anno scorso, in questi mesi, e cercavo, non so come, poi per fortuna, per caso, anche perché questo io sono anni e anni che la stessa parola lengua della nostra rivista viene per deviazione da lingua che è toscano, ma è l'idea, diciamo, di un volgare. E io qui vorrei ricordare un grande poeta, il Dante che io ho conosciuto, vivente, Franco Loi. Io vorrei ricordare che è scomparso pochi mesi fa, e Franco era l'erede di Dante. Intanto ha scritto in volgare, cioè ha scritto in milanese,
ma in un milanese che mescolava anche, come ha fatto Dante, altri idiomi, per esempio il genovese del padre, sardo anche del padre, il genovese, l'emiliano della madre, quindi questi francoloi. E allora noi, questo volevo dire, la poesia è la continuazione, cioè io li ho conosciuti i nostri Dante. Ora questo che volevo dire per primo, lo dico alla fine, il problema qual è? È quello che i poeti da vivi sono poco considerati. I poeti da morti sono molto considerati perché sono, io dico anche, carne da accademia, cioè fanno fare grandi carriere a chi li segue, a chi li porta, eccetera, eccetera. E quindi è una, come dire, una gloria che riverbera su chi parla del grande poeta. Il problema di fondo è che i poeti vivi invece sono trattati male e anche malissimo. Allora noi non possiamo dimenticare che nel giorno di Dante dobbiamo, per almeno un minimo di onestà storica, ricordare, di coscienza storica, non possiamo dimenticare che quando muore nel settembre del 1321, tra l'altro lo stesso giorno in cui è morto Roversi, il 14 settembre, tra il 13 e il 14 settembre, Roversi è morto nel 2012, è mio maestro, per quello lo so, e che al momento della sua morte a Ravenna, il più grande poeta dei tempi premoderni, che oggi in tutto il mondo viene esaltato, ricordato e celebrato, che cos'era? Era un esiliato. Vogliamo dimenticare che Dante è morto in esilio? Non si può. Allora questa giornata, secondo me, non è una celebrazione, è un'espiazione. È una piccola espiazione che facciamo, almeno noi qui a Pesaro, vedendo l'assessore e gli amici, so che sono d'accordo, penso con me, perché il modo di celebrare è anche quello di avere la coscienza storica e di ricordare che i poeti vivi vanno amati. Furio Colombo recentemente, parlando, sembra che io voglia parlare di me, parlo di quello che conosco e che ho vissuto. Ha scritto in questo articolo che bisogna stare vicino ai poeti, vivi. Parlando, no, del mio ultimo libro, il problema qual è? È che Sandro Penna nel 1977 è morto quasi in miseria in Italia. Foscolo è stato costretto all'esilio come Dante. Leopardi era emarginato, è dovuto finire a Napoli. Dino Campana è stato messo in manicomio. Ora Pasolini è stato massacrato. Ora, dall'esilio dantesco al massacro pasoliniano, pensando quello che gli italiani hanno fatto a Pasolini, cioè maciullandolo sotto una macchina e a furia di bastonate. Ora, questa giornata non la voglio rattristare. Però vorrei appunto sentire e ricordare, anche Pavese, per dire la cultura fascista cosiddetta, è stato mandato al confino. Quanti scrittori sono stati mandati al confino? E poi durante il fascismo hanno dovuto poi fare la resistenza. Ora il problema è questo. Dobbiamo ricordare Dante perché Dante è il padre di tutti i poeti e oggi dobbiamo ricordare i poeti viventi anche. Dobbiamo essere più vicini alla poesia, secondo me, lo dico, perché c'è un po' troppo silenzio sui poeti viventi, come tanto chiasso su troppe vane mode, e non voglio nominarle, ma sono mode di altre arti o di altre, che invece la poesia invece avete visto quant'è importante, perché la poesia, tornando per chiudere proprio ai versi di Dante, la poesia mantiene e trattiene quella resistenza che nelle parole, che sono passate attraverso l'emozione dell'animo, che sono state poi trattenute. Ecco perché questa legge dell'apparizione poetica è data da una terzina soltanto, no? Che è un nucleo relato, perché è legame con le altre terzine, però anche staccato di pensiero senziente, come cellula strofica, capace di condensarne la dinamica, immagine reale, natura rapida e improvvisa del suo rivelarsi, abrogazione del pensiero istante, cioè il pensiero che sta sopra sempre di noi, abrogazione di questo pensiero, grazie alla meraviglia, alla sorpresa della cosa apparsa. Ma c'è una cosa ancora in più. Se nel significato esplicito, sintattico, questa terzina ci dice che noi,
di fronte a una cosa, sospendiamo il nostro pensiero perché la cosa ci colpisce e quindi non pensiamo più quello che stavamo pensando, ma presi dalla cosa pensiamo e siamo in rapporto con la cosa. C'è un ossimoro metrico strepitoso nell'ultimo verso. Per meraviglia tutto altro pensare, cioè dalla meraviglia nasce un pensare di tutto altro tipo. Quindi non solo nel significato sintattico dice che interrompiamo il pensiero, ma nel significato metrico e isolato, con l'ossimoro metrico, cosa ci dice? Che noi pensiamo in modo diverso, facciamo un pensiero di altro tipo, tutto altro pensare. Ecco, è questa la grandezza, diciamo, il motore, il fascino ricorsivo di tante terzine di Dante, cioè il significato sintattico prosastico è contraddetto, accentuato dal significato isolato del verso metrico, grazie al gioco di spostamento operato da questo gradino, no? Dall'enjambement, per meraviglia tutto altro pensare, grazie alla meraviglia nasce un pensiero di tutto altro tipo, appunto poetico. Dunque abbiamo due significati almeno con presenti opposti, ciò che distoglie dal pensiero nel legame sintattico normale e anche ciò che fa nascere un pensiero dalla meraviglia, un pensiero speciale, diverso, un altro modo di pensare, a partire da quel sentire improvviso, repentino, suscitato dalla visione della cosa nuova apparsa. E tutto è incarnato in quel rigetto metrico in cesura, per meraviglia. Quindi l'appello alla percezione è così in realtà un appello a una nuova concezione. Non c'è soltanto un appello alla percezione, c'è l'appello a una nuova concezione che nasca dal sentire. Cioè il pensiero deve nascere dal sentire perché ci sia poesia. Non si dà poesia che nasca dal pensare e basta. Ci deve essere un sentire che produce il pensare. Questa è la poesia, è la novità della poesia. E quindi poi si torna al pensare attraverso questa orologeria retorica e rimica qui dell'ossimoro metrico, strofico, dopo quella sorpresa. E questo è il fondamento universale filosofico del dire e del pensare poetico, in qualche modo. Ora, per chiudere proprio, questa cosa Dante non la dice soltanto in questo canto, è chiaro, voi mi scuserete, io ho preso una terzina, è una piccola grande cosa, è una perla, è un incredibile diamante questa terzina qui, che riassume forse in segreto, con l'interverso segreto, l'idea di Dante che colloca la poesia vivente, cioè Matelda, nel paradiso terrestre. Però lui, nel 24esimo canto del Purgatorio, sempre, poco prima, che cosa ci dice nel canto di Buonaggiunta? Ed era una cosa che Franco Loi mi ripeteva sempre. Sapete, dobbiamo ricordarlo perché è stato a Pesaro tanti anni in vacanza, per mesi, 2 o 3 mesi stava, grazie a me e Anna, veniva qui, e siamo stati insieme tante volte sul lungomare, alla rotonda, a parlare. E lui spesso mi raccontava, dice, guarda, secondo me il miracolo di tutto è quando lui dice a Buonaggiunta, e Dio a lui, io mi sono un che quando amore mi ispira, noto, e a quel modo che i ditta dentro vo significando. E diceva, noto vuol dire sto bene attento. Allora questa attenzione che è rivelata all'immagine ed è rivelata qui al suono della parola e a quel modo ed è data a amore, come a Matelda, qui amor mi dice, cioè io mi sono un che quando amore mi ispira noto e a quel modo che editta dentro vo significando. E qui chiudo su questa cosa su cui sono stato spesso a lezione per anni. Se voi pensate quali sono i 3 fondamenti della poesia universale di cui Dante è il capostipite, questi 3 fondamenti io li ritrovo e li ho spesso studiati e ristudiati per conto mio, anche provato a dirli agli studenti, sono in questo durativo del vo significando. Vo significando è un durativo, cioè indica, vado significando, cioè che non smetto mai di significare, continuo a significare. Cioè cosa vuol dire il vo significando?
E io le chiamo le tavole dell'ispirazione durativa, che sono il vo significando di Dante, il vo comparando di Leopardi, che riprende proprio il vo significando di Dante nell'infinito, vo comparando e mi sovvien l'eterno. Perché mi sovvien l'eterno? Perché mi ricordo dell'eterno? Perché metto in comparazione il presente col passato infinito che sta alle nostre spalle, col futuro. E questo è il motore della poesia, la comparazione. L'ascolto formidabile, il vo significando, no? Il notare, il fare nota, il notare, cioè il suonare, cioè il cantare, il mettere in rima, e arriviamo a Baudelaire, che usa anche lui un durativo alla francese, je vais m'exercer, dice je vais m'exercer seul à ma fantasque scrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés. Urtant parfois de verte qui non tant crevé. Sentite 12 passi per dire come Mandelstam dice che il verso di Dante è il passo, il piede è la sua orma. Ora Baudelaire dice che nella periferia di Parigi la poesia è le soleil, il sole. Lui cosa fa? Ecco che è dantesco al massimo. Voglio chiudere con Baudelaire perché Baudelaire proprio dice. Mi vado esercitando nella mia fantastica scherma. La rima, il rimare per lui è come il dare di scherma, fiutando in ogni angolo le hasard della rima, i casi della rima, ma io ho tradotto i colpi della rima. No? Traballo sulle parole come sui pavè, come a Pesaro, si traballa sempre sui pavè un po', anche con la bicicletta, traballo sulle parole come sui pavè ed urto a volte in versi che da tanto ho sognato. Ecco, questi tre grandi poeti, no? Questa è l'eredità di Dante, che viaggia, viaggia e arriva a Leopardi dal vo significando suo al vo comparando al mi vado esercitando di Baudelaire. Cioè le cose fondamentali della poesia sono queste, sono proprio l'ascolto del ritmo rispetto all'immagine sentita e vista ed è alla sorpresa, alla meraviglia. Tutto il lavoro fonetico che il poeta fa dopo. È chiaro che lo deve fare, è il suo mestiere, ma senza quel qualcosa che c'è prima, cioè che non è suo, perché la poesia non è del poeta, la poesia è fuori, è della realtà e della vita, va catturata. Ecco che insieme a quello c'è la comparazione, il vo comparando, il mettere in rapporto i tempi, come oggi noi, questi tempi disgraziati che viviamo, e alla fine l'esercitarsi, mi vado esercitando. Non esiste poesia senza questa esercitazione, anche, come diceva Lucia Ferrati, alla lettura, che la lettura è il modo supremo di scrivere e riscrivere, come la traduzione. Ecco, vi ringrazio.